In occasione di questo evento speciale ho deciso di raccogliere alcune nostre foto. Sono infinitamente orgogliosa di te, di quello che sei riuscita a fare in questi anni, sia come persona ma anche come artista. Già piangi, ma sei scema! 21 e 20 o 21, non lo so, del 14 ottobre 2020, sto per ripetere l'ultima volta il discorso che dovrò fare domani mattina per la mia laurea. Che cosa ho qua? Del sapone. Inutile dire che mi sto sotto. Però niente, dopo sarà finita, raga. Non ne posso più. Questo è un messaggio di speranza verso a tutte quelle persone che hanno iniziato l'università o che stanno per discutere la tesi come me. Ce la faremo! Buongiorno, che in realtà buongiorno non è perché sono tipo le 11, che è il giorno della laurea della Cami. Da programma noi dovevamo andare insieme a lei. Però, causa Covid, non potete neanche, cioè lei ci ha proprio già detto, non potete neanche entrare, non vi faccio venire per stare fuori a prendere del freddo. E quindi secondo lei noi non andremo proprio da nessuna parte e in realtà ci siamo organizzati per farci trovare davanti a casa sua al suo rientro. Lei non sa neanche che io sto facendo questo video, ma probabilmente non dovrei neanche farlo perché sotto ho ancora il pigiama. Adesso mi cambio, mi devo fare la piastra perché ho dei capelli indecenti. Che ragazzo, ho più ansia di lei forse, però sono molto orgogliosa di lei, finalmente una delle due si laurea, porca miseria. Mi sembra veramente, cioè uno dice, vabbè, ma gli anni di università volano, sapete che anche no, o almeno nel mio caso proprio no. Non, poi è stata una laurea la sua particolarmente sofferta, ci sono stati varie problematiche, è stato veramente difficile non far riflettere tutto questo sul progetto e quindi ma vi rendete conto di che occhi ho? Ma sono distrutta. Perché si fa veramente una fatica incredibile a separare le due cose come se tu vivessi praticamente due vite totalmente separate dove una non influenza l'altra, non è vero. Nel frattempo mancano 10 minuti e lei discuterà. Sono come in ritardo, no. Allora, la Cami mi ha appena scritto che la sua professoressa è in ritardo e sarà tipo tra un'ora. Ma che due fottuti co. No! Ma fateci laureare, ma dateci sto pezzo di carta, ma basta. Nel frattempo mancano 6 minuti e la Cami va sotto. Prof, in ritardo di un'ora, poveraccia, avrà un'ansia incredibile. È ora della piastra. Non posso essere in ritardo anche la sua laurea, non posso permettermelo. La Cami è entrata, devo smettere di avere quest'ansia anche per le lauree altrui, cioè non è possibile. Ormai sono passati 10 minuti e quindi tra poco dovrebbe dirci com'è andata. Ma Dio, ma cos'è sta roba? Aspettate, aspettate. Pronto? Pronto! Ciao! Ciao! Allora? Ma ovviamente ho pianto perché la faccia di c***a lei. La discussione è andata bene, quindi. Ah sì, la discussione è andata bene, però sì, imbarazzanti Cosa? loro. Imbarazzanti loro. Un po'. Beh, insomma, cazzo, è finita! Sì, adesso pian piano cerco di rendermene conto. Sei libera! Sei una cucciola libera! Vabbè, ciao! Bene, signori, è finita. Ho dovuto censurare un po' di parti perché non ha espresso giudizi particolarmente positivi, però va bene. È finita, noi adesso ci prepariamo e andiamo a farle la sorpresa. Come ci si trucca per una discussione finita, per fare le sorprese sotto a casa di chi ha appena discusso? Ottima domanda. Trucco finito.
ora dei vestiti, non so cosa mettermi, proviamo. Bene ragazzi, outfit completato, non mi piacciono molto questi pantaloni sotto questo coso, ma pace, sono in ritardo, mi hanno cambiato i piani 250 volte, cappellino bianco e si vola a skateare a Los Angeles. Con meno 42 gradi è il momento di andare a prendere Lila! No, non è vero, in realtà non c'è... stai zitto, qua c'è questa pioggerellina che dà un bel po' fastidio. Bene. Siamo arrivati dall'Ilaria. Una mascherina, che brava! Che brava! Che brava! Ciao. Stiamo chiamando la Cami. Siamo guardate, siamo due idiote. Cioè io. Pronto? Ciao! Esci? Esco? Sì! Dove? Fuori! Siamo qua! Ma dove? Fuori casa tua! Ma fuori nel parcheggio? Sì, se vuoi veniamo lì avanti a farti vedere che siamo davanti a casa tua! Ma no, arrivo! Arrivo! Ok, brava! Ciao! Ciao! Molto bene! Vicino ai bidoni, beh. Ma che cazzo, perché c'è un video? Sei su un docufilm? Ah, è vero. Ciao, Lila! Sì, adesso siamo a posto. Allora, qui abbiamo un esemplare di ragazza laureata. Sì, no, fuori fuoco? Boh, non lo so. Okay. Eccoci qua. Mamma mia, sono brutta. Niente, dici, cioè, come ci si sente subito dopo la laurea? Ci si sente... più magri di 10 kg circa. Quindi la dieta non serve più. Insomma, no, purtroppo serve ancora. Ragazzi, laureatevi. Così dimagrite. Ma quanto è durato tutto? Boh, non lo so, non me lo ricordo. No, tu sei andata a mezzogiorno, al che ho cominciato a vloggare tutta la mia piastra praticamente. Dicevo, oddio, ma quando finisce, quando finisce, quando finisce? Poi tu mi hai risposto e ti ho chiamato. Sì, è durato 10 minuti in pacca. 10? Sei entrata a mezzogiorno 04, sono uscita a mezzogiorno 14. Beh, comunque rapido e indolore. Rapido e un po' doloroso, però, però va bene, cioè, chi se frega, cioè, ok, sto per laurearmi praticamente. Beh, sono no, sei già laureata. Per la laurea della Cami ho deciso di regalarle un album con tutte le nostre foto. Ho fatto stampare 180 foto che adesso sto cercando di mettere in ordine cronologico. Questa è tipo la prima volta in cui ci siamo conosciuti. Guardate la Cami come è messa. Però ci metterò un'infinità di tempo. In pratica è successo questo, dovendole mettere in ordine cronologico, ho purtroppo dovuto fare questa cosa qui, nella speranza di trovarle con più rapidità. Che ho comprato dei fogli aggiuntivi, mi mancano 40 foto, nel raccoglitore non ci sta più niente, è un problema. Allora ragazzi, ho finito cioè è lunghissimo, è venuto spessissimo, troppo, non va bene. Però ci sta, sono molto soddisfatta, cioè, ho messo foto di gatti, porca miseria. A questo punto spero che la Cami piaccia, come a me piace questa foto, se no ho fatto tutto questo lavoro per l'anima. Pertanto, per i poteri conferiti al magnifico rettore e da questi a me delegati, la proclamo dottoressa in lingua e cultura per il turismo e il commercio internazionale. Grazie. Chiuso. Bravo, Cami. Eccoci qui con la laureata in lingue e culture per il commercio internazionale, Camilla Rocchetti.
Dacci le tue prime impressioni a caldo. No, notate, scusatemi, Notare il mio outfit, sono tutta nera. È andata a un funerale. Sono laureata in lingue, ma come potete vedere non in make up, perché non posso dare. Sì, laurea prima del decreto. Wow, beh, hai fatto solo in tempo, Siamo, dottoressa. Ho qualche problema con... Figurati. No, non lo posso. Non è in palette. Mi metterai quello rosso. Non è in palette. Sì. Si moglie assolutamente. Super. Purtroppo non ci stai tutta perché sei immensa. Puoi dirlo a tutti che sei incazzata con me perché sono arrivata esattamente... È arrivata alle 15.01, ragazzi, io dovevo laurearmi alle 15. È arrivata in ritardo anche il giorno della mia laurea, cioè, come qualcuno di voi aveva predetto, tra l'altro. No, allora, voi dovete capire che io stamattina alle 8 ero in reparto, sono uscita all'una, sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia perché che schifo. Basta, basta, va bene, ti perdono, va bene. Ok. Guarda, io sono blu, tu sei nera, oggi non possiamo stare vicine. Non è vero, invece, è un blu che sta bene. No, no, non è vero, ho deciso che non sta bene. Ciao! Da sola. Grazie, Ryan. Ciao, no, ho urlato io, ma mi avete lasciato da sola, ho fatto la figura di idiota. Vai. Ciao, e questo è giunta l'ora di dirvi che dobbiamo andare via, ragazzi, sono le 6 e dobbiamo andare via di qua. E dimmi che sarà diverso. Oddio, non riesco a aprirlo. Ma lo... No, beh, piano, è che deve rimanere attaccato. Cioè, rimanere attaccato, nel senso, non è da strappare. Sì, esatto. Eccoci qua. Laura Kami. Ecco. Laura Kami. In occasione di questo evento speciale ho deciso di raccogliere alcune nostre foto. Sono infinitamente orgogliosa di te, di quello che sei riuscita a fare in questi anni, sia come persona ma anche come artista. Ma che cazzo, già piangi? Ma sei scema? Sei scema? Cosa cazzo vuoi? Insieme ne abbiamo passate tante ed è solo l'inizio. Mamma mia, che ciuffo di merda. Ma che è questo strano? Questa, no, non lo so. Sì, però lei è la più egocentrica. No, non mi... Questa che le si nasconde dietro di lei. Come cazzo? Devi strappare. Yes! Va bene anche così? No. No? Ma dovevi prendere una foglia, Fre? Vabbè, sicuramente ti lauri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte. Come gli anni che ci metterò a finire medicina, ma esatto! È perfetto! No, dai, senti, te la rimetto dentro. Prendine una almeno. Sì. Bene, ragazzi, la laurea della Kami è finita, lei sta ancora piangendo perché i miei regali ovviamente sono meravigliosi. E niente, Kami. Evviva! Brava! Ciao!